Ora non si vede nulla. Ora si distinguono delle sagome. Manca l'informazione di contesto, ma la luce permette di costruire una storia. La luce è l'inchiostro dell'astrofisica, il messaggero di catastrofi cosmiche avvenute eoni fa, come in un racconto di Calvino. Le varie frequenze rappresentano diversi registri. Qui la luce visibile ci amplifica la consueta visione notturna della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea che si trova a circa 160.000 anni luce di distanza. Al centro della nebulosa si trovano alcune delle stelle più massicce conosciute, fino a 150 volte più massicce del Sole, rendendo questa la regione perfetta per studiare come le nubi di gas collassino per gravità fino a formare nuove stelle. La visione infrarossa permette di penetrare le dense nubi di polvere che altrimenti oscurerebbero la vista e scoprire Trenta Doradus, conosciuta anche come la nebulosa Tarantola, una zona di ricca formazione stellare. Ma è solo con un altro registro, quello delle onde radio, qui rappresentate in giallo-rosso, che si può svelare la peculiare struttura a ragnatela che caratterizza l'interno della nebulosa Tarantola. Si tratta di osservazioni effettuate con la schiera di antenne ALMA collocate in Cile. Grazie ad ALMA, i ricercatori hanno misurato l'emissione di luce dal monossido di carbonio. Ciò ha permesso di mappare le grandi nubi di gas freddo nella nebulosa, nubi che possono collassare per gravità e dare vita a nuove stelle. Nuove stelle che nelle loro fasi infantili rilasciano enormi quantità di energia, radiazioni che a loro volta vanno a modificare la ragnatela di gas freddo. Ciò che rende unico Trenta Doradus, dicono gli autori dello studio con ALMA, è che è abbastanza vicina da permetterci di studiare in dettaglio come si formano le stelle, eppure le sue proprietà sono simili a quelle che si trovano in galassie molto lontane, quando l'universo era giovane. Grazie alla nebulosa Tarantola, possiamo dunque studiare come si formavano le stelle 10 miliardi di anni fa, quando nacque la maggior parte degli astri.